3, 2, 1. È il primo smartphone con display a 144 Hz, Snapdragon 865, tanta RAM, tanta memoria interna. Insomma, questo Nubia Red Magic 5G fa impallidire i top di gamma, qualsiasi top di gamma dal punto di vista hardware, soprattutto se parliamo di prezzo. Si parte dai 560 euro. Incredibile, in barba alle aziende che alzano i prezzi dicendo che lo Snapdragon 865 costa troppo, è effettivamente così, ma Nubia presenta e commercializza questa bestia di prodotto, e la chiamo bestia non a caso perché lui è un gaming phone fatto e finito, e all'interno ha addirittura una ventolina per il raffreddamento. Insomma, adesso ve lo racconto. Al suo interno c'è davvero l'impensabile, ma andiamo con ordine e partiamo dal display. Qui si è cercato davvero di alzare l'asticella, si tratta infatti di un pannello da 6,65 pollici AMOLED denominato eSports, perché ha una peculiarità da far rabbrividire tutti gli altri. Il refresh rate infatti può passare da 60 a 90 fino a 144 Hz. La stessa frequenza di un monitor da gaming, insomma, e la sensazione che restituisce è davvero fenomenale. Spiegarlo in video è davvero difficile, la registrazione 50p dalla videocamera non aiuta, ma la sensazione di immediatezza dei 120 Hz qui è già superata, anche grazie al campionamento del touch a 240 Hz. Ovviamente lo percepirete solo se avete un occhio attento o se per l'appunto siete dei gamers. Per fare degli esempi, è impressionante come ci sia una nitidezza nelle varie animazioni, oppure come lo scroll segue al millimetro il dito ed è sparita la minima sbavatura dei caratteri quando si scorre una pagina anche molto velocemente. Nei giochi ovviamente dà il meglio di sé, manco a dirlo, la risposta delle azioni compiute sul touch è immediata, dandovi alla fine della fiera anche qualche microsecondo di vantaggio che per i più esperti è oro che cola. Al momento sono pochi i giochi che supportano tale frequenza di aggiornamento e si contano sulle dita di una mano, parlo di Real Racing 3, Dead Trigger 2, Force Bullet e Vine Glory, ma confido che ben presto se ne aggiungeranno altri, soprattutto gli sparatutto, dato che a mio avviso sarà lo standard per tutti quei gaming phone di quest'anno e anche futuri. Non si è pensato solo però alla frequenza di aggiornamento, ma anche alla qualità del pannello e alla resa dei colori e della luminosità. Color Gamut DCI P3 e 4096 livelli di luminosità, un ottimo pannello anche sotto la luce del sole, solo leggermente inferiore rispetto ai principali top di gamma, ma come resa cromatica. Non può chiamarsi gaming phone però se al suo interno non ci sono le specifiche tecniche all'ultimo grido, e infatti è proprio così. A far girare il tutto ci pensa il Qualcomm Snapdragon 865 con tanto di modulo 5G a fianco, Wi-Fi 6, fino a 12 GB di RAM, LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.0. C'è anche un sensore di impronte sotto al display che funziona abbastanza bene. Tutto al top dunque, dato che sta arrivando l'estate, come poteva mancare un raffreddamento liquido con tanto di ventola? Ebbene sì, vedete queste due griglie non servono per gli altoparlanti ma per immettere e far uscire aria, così da aiutare a raffreddare questa macchina da guerra. Sembra buffo ma funziona anche molto bene, se sentite surriscaldare lo smartphone vi basta azionarla per circa 10 minuti ed iniziare così a sentirne i benefici. Non è proprio silenzioso, d'altronde arriva fino a 15.000 giri al minuto, quindi davvero una bella ventola, ma può essere mascherato, diciamo, questo rumore molto facilmente dagli altoparlanti, oppure vi basta collegare un paio di cuffie dato che c'è il jack, il foro per il jack da 3.5. Non è tutto però, perché qui abbiamo anche i trigger button, due semplici pulsanti posti sul fianco della scocca di tipo soft touch che se sfiorati simuleranno un tocco sullo schermo con un ritardo di appena 2 millisecondi. Li abbiamo già conosciuti come Air Trigger su Asus ROG Phone 2 e funzionano in maniera molto similare. La posizione è molto comoda, anche se bisogna farci l'abitudine, per ciascun gioco si può impostare una configurazione ad hoc così da posizionarli correttamente sui pulsanti di azione.
Negli sparatutto sono molto comodi e ricordano in parte l'esperienza di gioco su console con relativo gamepad. A livello hardware non gli manca nulla nemmeno dal punto di vista della batteria. 4500 mAh, non da strapparsi i capelli certo, ma che offre una resa invidiabile. Purtroppo nelle impostazioni manca un menu dedicato con dei dati precisi, ma si riesce tranquillamente a coprire la giornata anche con una sessione di gaming prolungata. Stimo all'incirca 5-6 ore di display acceso, ma se non mi bastasse sappiate che c'è la ricarica ultra rapida a 55 watt che si ricarica più o meno in circa un'oretta. Più o meno sullo stesso livello è anche l'audio, ci sono ben due speaker che lavorano in simultanea per offrire un'esperienza stereo di buon livello. Indubbiamente abbiamo sentito qualità sonore migliori, mi viene in mente ad esempio Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 11 Pro Max o Pixel 4 XL, ma comunque siamo di poco sotto. Ciò che invece mi fa storcere un po' il naso è la vibrazione, parecchio rumorosa e non degna di un gaming phone che si rispetti. Peccato, perché poteva essere davvero la ciliegina sulla torta che completava il pacchetto. Il prezzo è super competitivo e ovviamente a queste cifre non possono mancare dei compromessi. Il primo compromesso è sulla costruzione. Non ha difetti evidenti, capiamoci, ma si nota che manca la cura ai dettagli che si percepisce invece nel tenere in mano un Huawei P40, un S20 o un OnePlus 8 che costano però anche dai 2 ai 400 euro in più. Gli mancano quelle smussature, quelle lavorazioni aggiuntive che al tatto forniscono una sensazione maggiore di qualità. Al tempo stesso sono stati inseriti però i giusti LED RGB per rendere il prodotto tamarro e luminoso quanto basta. A livello dimensionale invece si fa sentire, le cornici attorno al display sono ben presenti ma secondo me anche utili per la finalità per cui è pensato, ovvero un utilizzo in orizzontale, quindi di gaming. La scocca posteriore è in plastica e sul fianco destro è presente un connettore con 4 pin per agganciare eventuali accessori che purtroppo non ho potuto provare. Il secondo compromesso invece è sul software, dove è stato fatto il minimo indispensabile. Il sistema operativo è Android 10 con una personalizzazione grafica minima e non so voi, ma io in uno smartphone da gaming mi aspetto un set completo di personalizzazione, che purtroppo qui non ho trovato. Poco male comunque perché è Android, c'è il Play Store, è una raccolta praticamente infinita di app, widget e icone da poter scaricare dallo store. Al contempo però molte traduzioni sono ancora in inglese e le impostazioni sono un po' confusionarie, insomma qui c'è da fare un po' di chiarezza. Sul fianco sinistro c'è poi uno slider rosso che permette di attivare o disattivare la modalità gaming, che apre sullo smartphone il Game Space, una sezione dedicata e dedita a gestire i giochi installati e le relative impostazioni. Tra le impostazioni ci sono poi vari menu che permettono la gestione del dual SIM, del display e soprattutto quattro voci inedite. Neo Artificial Intelligence ci mostra come viene utilizzata al meglio l'intelligenza artificiale, ad esempio per regolare la velocità della ventola in base al calore generato dalla CPU o la registrazione di clip speciali nei momenti di vittoria dei giochi durante la sessione di gaming, ma ci sono anche altre ottimizzazioni nell'uso più comune dello smartphone. È poi presente un menu per gestire il colore dei vari LED RGB, uno posto sotto la scritta Red Magic e uno sotto al logo, e un menu dedicato per il sistema di raffreddamento dove tra le voci è possibile scegliere di attivare la ventola durante anche la ricarica ultra rapida per mantenere una temperatura bassa ed evitare così un eventuale surriscaldamento della batteria. A livello fotografico non stupisce, ma nella pratica la dotazione tecnica non è lasciata al caso. Infatti c'è il nuovissimo sensore IMX686 da 64 megapixel affiancato a un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel. Come resa è leggermente sotto alle aspettative, ma penso che le cose potrebbero migliorare con una bella Google Camera, dato che a fare da collo di bottiglia sembra proprio essere il software. È dotato comunque di un sacco di modalità, come la possibilità di scattare in RAW e di fare scatti in notturna, tra l'altro una piccola finezza è la possibilità di scattare in modalità Pro scegliendo anche tramite quale sensore fotografico. È possibile registrare video fino in 8K o anche a 4K 60 fps. Dunque, che dirvi, spero di essere riuscito a trasmettervi al meglio la mia esperienza con questo Nubia Red Magic 5G, uno smartphone che definisco incredibile. Incredibile non tanto perché sia perfetto, l'avete visto, anche lui qualche difettino ce l'ha. Incredibile perché lui non ha niente da invidiare a qualsiasi altro top di gamma di quest'anno.
e costa di meno, costa 579 euro nella versione da 8, 128 che è quella che ho provato, oppure 649 nella versione 256 e 12 giga di RAM, che è il modello che vi consiglio perché costa poco di più e vi offre anche qualcosa in più. Insomma, un prodotto che mi è piaciuto, un gaming phone che al tempo stesso è utilizzabile anche quotidianamente e al netto dell'unico grande compromesso che potrebbero essere le dimensioni in questo caso. Se però riceverà i giusti aggiornamenti software, questo prodotto si colloca di diritto fra i best buy dell'anno. E questo era davvero tutto, se volete altri dettagli, soprattutto più tecnici, li trovate nella recensione scritta che vi lascio linkata in descrizione. E ovviamente avete anche informazioni riguardo l'acquisto che sarà disponibile a partire da martedì prossimo. E lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Michael per tuttoandroid.net.